anni. Ma chi è che fa ti porta un bambino? Ho capito, ma vabbè, non ho capito, regole... Giorgio, tu sei padre di due bambini, giusto? Certamente. Trovi corretto che un ristorante una... Beh, adori, grazie, sì. Che fai, li odi, cioè è normale che li adori. No, dovrebbe cazzo essere l'intelligenza dei genitori in certi posti di non portare i bambini finché rompono cioè, coglioni. Sei d'accordo, con quel sei d'accordo con quel ristoratore che ha detto qui i bambini non entrano perché in sostanza rompono i coglioni sì, che li entrano? Sì, è sala molto più riservata. Grave che facciano entrare i cani nei ristoranti, è molto più grave che non fare entrare i bambini. Comunque... cane che... Sì, no, ho capito benissimo. Ciao, Giorgio. Una sala ciao, riservata ciao, ciao, per ciao. I bambini. Io ne so. Angelo Agrigento. Angelo da Agrigento. Angelo? Dove cazzo è questo? Dai. Angelo? Pronto? Sì, dimmi, dimmi. Sì, capisco che Agrigento sera, è lontano, però per i telefoni è uguale. Dimmi. Ascoltami. Io, niente, volevo intervenire per quanto riguarda il ristorante. È assolutamente ragione Parenzo, ha letto la definizione di ristorante. Ma che ha ragione, non c'entra una mazza l'esercizio pubblico, ragazzi, su, dai. Esercizio pubblico è come se tu che hai un tabacchino da domani dici io non voglio più 70 anni nel mio tabacchino perché ci mettono 10 secondi a scegliersi le sigarette. Stai dicendo una puttanata mega galattica. Le considerazioni personali ce le teniamo per noi. La legge è legge. Le considerazioni personali. Ma la legge non è vero, obbliga questa persona ma è pieno di alberghi assolutamente è non è pieno esiste. Di gli esercizi alberghi commerciali pubblici devono vabbè, ragazzi, adesso non ci attacchiamo alla legge perché questa non è una trasmissione che si occupa di queste cose qua, dico semplicemente vabbè, una cosa, la norma è dice questo, tranne che noi vogliamo andare contro la norma, allora, ma non c'è nessuno, ma chi sei, ma chi sei l'avvocato dei consumatori, chi sei il leguleio degli Agrigento, che sei? Ascolta, l'avvocato delle cause perse, l'avvocato, noi abbiamo consultato 1000 giuristi su questa cosa, non è vero, ma comunque assolutamente questo non può vietare di entrare, ma può vietare tranquillamente tranquillamente l'ingresso ai bambini sotto i 5 anni, i passeggini, assolutamente lo può fare tranquillamente, posso sapere per un problema di ingombro, ma i bambini no. Ma come no, lo fastidio, allora è un altro discorso. Vabbè, ciao amico mio, ciao. Si sta creando un grandissimo movimento, i bambini fuori dai ristoranti. C'è anche la partecipazione della compagna di Parenzo che ha scritto un lunghissimo post di cui evidentemente non conoscevi il contenuto, caro Parenzo, Facebook, perché evidentemente c'è qualche problema tra di voi, ma io lo capisco, per carità, quando uno aspetta un figlio c'è qualche problema, c'è sempre qualche problema. Devi buttar non solo tutt'altro. Comunicazione alto, ma comunicazione. Non è che leggo tutti i giorni i post ha che scritto fa, una che cosa fa lunghissima compagna. E devo dire da applausi, dice io sarò una mamma impopolare, chiamala, ma quel ristoratore una grande battaglia no, ma aspetta, quella ristoratore ha pienamente ragione e io credo di avere il sostegno, credo. Questo chi lo dice? È la tua fidanzata, è la tua compagna. Invece credo di avere il sostegno, credo, non lo so, di avere il sostegno su questa cosa di Vittorio Feltri. Vittorio, buonasera, hai indovinato. Meno male. Cioè, a dire, quel ristoratore di Roma che a mio parere cui va fatto una specie di semi-monumento, sì, è una brava persona. Una bravissima persona sicuramente, probabilmente anche amante dei bambini. Non è detto che sia un odiatore certo, di bambini. Significa niente, i bambini fuori dai ristoranti e fuori dai coglioni è una cosa, diciamo, civile, non è questione di non amare i nostri eredi. Sì, certo. Vogliamo certo. bene, eccetera, certo, però che, insomma, almeno la sera al ristorante si lasci in pace. Sì, cioè, tu ma stai dicendo... Io dico, si facciano delle sale, come ci sono le sale per i fumatori. Ma se no? questo la sala non ce l'ha, se questo lo spazio non ce l'ha, che deve fare? Ma ci sono già i Kinderheim, non c'è bisogno. Ci sono le badanti, ci sono le babysitter, c'è tanto, tutto, sì. Dai. Bambini, e poi ci sono tanti ristoranti che li accettano, cioè c'è qualcuno. Sì, vabbè, ma ognuno fa quello che vuole, però trovo lodevole l'iniziativa di questo ristoratore romano che desidera che gli infanti, quelli sotto i 5 anni, stiano alla larga sul ristorante, altrimenti avrebbe questo signore un disturbo in più per sé e anche per i clienti, quindi non ci trovo niente di strano, anzi mi sembra di dover applaudire anche. Assolutamente, anzi credo che si può anche dire che ci si va in questo, è un po' lontano, però un po' lontanuccio, almeno per te che non ami la periferia. Come speriamo che ci sia un contagio, cioè che esatto, sì. Questa cosa. Ma scusa, tu quando vai nei ristoranti io guarda, per protesta andrò con tutti i miei figli.
tutti lì, proprio in quel ristorante là, anche se non avevo nessuna intenzione di andarci, ma andrò per prote e porterò anche i bambini degli altri quello amici manda via. Proprio. Quello ti manda via. Facciamo un'occupazione militare del ristorante di bambini. Ma tu sei padronissimo, diciamo così, di suicidarti anche attraverso i bambini, puoi fare quello che vuoi, però l'importante è che si riconosca al proprietario di un ristorante di selezionare la propria clientela prescindendo dall'infanzia, che è rumorosa, fastidiosa, capricciosa, insomma. Diciamo la verità, tu i bambini, caro Vittorio, meno ce li hai in mezzo alle balle, meglio è. Cioè, effettivamente è così. È io così. Ho avuto 4 figli e me li sono sopportati, non mi davano neanche fastidio, devo dire, perché quando a una certa età che hai figli, lo sai, e ti comporti automaticamente. Diciamo che hai lavorato tanto anche perché per non stare insieme ai 4 figli, diciamo. Sì, effettivamente. Cioè, più stavi fuori, più stavi fuori, meglio era. Cioè. Non c'è il minimo dubbio. Però, insomma, sono comunque riuscito a sopportarli, a farli diventare grandi e spero anche di averli fatti stare abbastanza bene. Sì. Adesso mi secca di morire perché non vorrei lasciargli né dei soldi né degli immobili. Come? Invece mi toccherà perché non riesco a spendere tutto quello che guadagno. Ma sì, ma perché ha ragione Vittorio, io devo dire la verità, non bisogna lasciare nulla ai figli. Io ho rimproverato una cosa che ho già detto, non bisogna lasciare nulla ai figli, ha detto nulla. Non bisogna spendere tutto quello che uno ha, tutto quello che uno... Però difficile, certo, è difficile perché ci si sforza, la mia età specialmente, io ne ho quasi 73, sono tantini, effettivamente mi rendo conto di non avere molto tempo a disposizione per sperperare, però io ci provo, mi impegno e sto sperperando il più possibile. Anche perché io, non essendo come Parenzo, cioè non ho questa propensione per il risparmio, non so se mi spiego. Sì, sì, no, tu facevi riferimento a una cosa, però devo dirti su questa cosa, devo un po' smentirti, che Parenzo un po', diciamo che è un po' diverso da quello che è la vulgata, diciamo, dell'ebraismo, un po'... Lo stereotipo. Ecco, però lo stereotipo. Questo me lo rivaluta. Sì, perché Parenzo in realtà sui soldi ha un approccio... Sì, laico, devo dire che sono più ebreo io di Parenzo, ecco, diciamo, bravo, sono sì, più ebreo io di Parenzo. No, tu sei taccagno, su questo non avevo dubbi, conoscendoti, Carlo. Sì, ma giusto, è giusto che tu mi dica questo, anche se io dico semplicemente di essere attento. Cioè, io non l'ho mai visto tirare fuori il portafoglio, questo ad esempio è un dato. Io non so che il portafoglio di Cruciani, non so di che colore sia. Esatto. Non mi ha mai offerto un caffè, non mai, dico no, una pranzo, una cena. Bravo. Niente, io invece che ho l'esigenza di sperperare, certo. No, ma ti dico di più, caro direttore, lui ha questa capacità che io invidio, che quando invita una figa fuori a cena, ad esempio, sì, no? Con la finalità, una ragazza, perché devi essere così volgare stasera? Va dai. Bene. O una ragazza, una ragazza signorina, con dai. La evidente... scusa, sì, perché prego, tu hai parlato di figa, no, è una cosa che so, no, scusa, mi è sempre piaciuta e forse mi piace anche adesso, ma non mi ricordo perché. Come non ti ricordi? Se vai su Google trovi la cosa. Ma no, quello che ti voglio dire, direttore, è questo. È aggiungere questo. Lui ha questa, perché lei invita fuori a cena con indubbiamente la finalità, si annoia durante la cena perché non sa cosa dire, infatti la fa durare pochissimo, con l'unica finalità poi di portarla nello scannatoio nella casa di Milano. Sì, sì. Ma l'avrà portata. Ma neanche sia o McDonald's, cioè, fast McDonald's, food, odio pizza. McDonald's. No, ma si fa offrire la cena poi. Cioè, la cosa è grandiosa. È veramente bravo, è una tecnica che io è incredibile. Non conosco, io sono come Vittorio Sgarbi, cioè non ho il portafoglio e non pago quasi mai a cena. Cioè, non pago quasi mai a cena. No, e togli pure il quasi che... Questo te lo confermiamo tutti, cioè, quindi tutti quelli che hanno avuto rapporti però, con te. La verità, no, torniamo ai bambini, però, che è l'argomento così, perché adesso le mie tasche, eccetera. No, bambini sono meravigliosi, li porti al ristorante e alle volte fanno anche la Vittorio, pupù. Cioè, non quello straordinario di cacca. I bambini costano come gli adulti. Ma una cosa più. Lui non più. Vittorio non sopporta i bambini e anche i nipoti, non li sopporta. Diciamo la verità, no, ma no, assolutamente. Ma non li sopporta. Sì, le accarezza. No, stasera sono a cena con mia figlia, col suo bambino che ha 9 anni, ma io no, lo sopporto perché è un soldatino, si comporta come uno di 38 anni, non rompe i coglioni, e quindi è il nipotino mio preferito. Solo perché... è anche l'unico che porto a cena. Perché non rompe i coglioni, diciamo. Non rompe i coglioni. Questo è fondamentale. No, mi dicevi prima della figa, dell'argomento figa che è interessante. Cioè, io sostengo da tempo che il futuro dell'umanità sia il poliamore. O comunque tutto. Il futuro di una parte consistente dell'umanità, cioè dire perché... Sono d'accordo con te, guarda, mi appiattisco sul tuo concetto. Cioè tu sei anche tu, teoricamente, naturalmente, un adepto del poliamore?
Certo, io mi innamoro circa 12 volte al giorno. No, veramente, stai dicendo? Sì, sì. Pensavo all'anno. Perché io vedo una bella donna e mi innamoro su, poi mi passa anche in fretta, però ho questi innamoramenti, diciamo... Queste piccole passioni, piccole passioni. Passioni, sì. Sono come te. Per cui dici, relazionarsi con una sola nella vita è molto complicato. Dammi manforte su questo. No, è anche noioso, diciamo. No, no, quello è noiosissimo. Per esempio, Parenzo è uno fissato con la monogamia. No, con... fissato. Sì. Ma la pratica, ma senza... No, ma dai, sono Parenzo, scusa, lasciati dire. Non sai cosa ti perdi. Ha ragione Cruciani. Mettiti anche tu nella scia di Cruciani e ti troverai molto bene. No, ma in realtà lui dice, vabbè, è più complessa la cosa. Pubblicità, vabbè. E poi torniamo perché voglio parlare di un'altra cosa questa sera, prima della cena di Feltri col suo adorato nipotino di 9 anni. Che non ce la faccio, io non vi sopporto, è un programma brutto. Scusa, perché tu hai parlato di figa, che è una cosa che so... No, scusa, mi è sempre piaciuta e forse mi piace anche adesso, ma non mi ricordo perché. Allora, con noi Vittorio Feltri, che è in procinto di cenare con l'unico nipote che sopporta perché non rompe i coglioni, poi in sostanza, e dice giustamente, come io da poco tempo sostengo con mia madre, che un genitore invece di lasciare e di pensare ai nipoti, ai figli, ci sono delle persone che sono concentrate solo su questo, devono sperperare tutto. Allora, cara mamma, so che sei in ascolto stasera perché sei in macchina, alle ore 8 ti dico, spendi tutti i soldi, buttali dalla finestra, magari no, spendili fino all'ultimo centesimo, non ci lasciare un cazzo, non ci lasciare nulla. Nulla. No, ma sì, come, perché? Così è giusto. Uno no, si è, deve... giusto. È giusto così, io lo dico, è un consiglio che le do. Posso, scusami, dimmi, Giuseppe, dimmi. Posso aggiungere un concetto che secondo me è fondamentale? Aggiungiamo, sì, aggiungiamo. Cioè, i soli soldi che noi abbiamo, sì, e che sono nostri, sono quelli che spendiamo. Sì. Gli altri rimangono in banca e ce li fottono gli altri, o le banche stesse, o i figli, o i nipoti, le mogli che rompono i coglioni, come tu pensai. Sì. Si portano via anche tu. Allora, più spendi e più hai dei denari tuoi, perché tu puoi spendere solo i soldi. È vero, io di solito sono sempre stato abbastanza refrattario a questa filosofia, però vorrei avvicinarmi a questa filosofia, cioè dello spendere il più possibile, perché altrimenti ti porti nella tomba tutto. Vabbè. Allora, però sottoporti a delle fatiche, perché se spendere è una fatica... No, spendere, se psicologicamente uno poi dice, cavolo, che ho fatto, no, ho speso troppo... Dei piaceri, ecco, questo è bellissimo. E poi quando hai speso i tuoi soldi, sei contento, non li lasci alla banca. Guarda che è meraviglioso. Sì, non lasciarli alla banca, questo è... Ai figli, no, infatti, si possono lasciare. No, ai figli ancora peggio. Ai nipoti. Arriva la banca Etruria. Sì, fallisce, eccetera, no, è un casino. Ma ai figli, ma che sei matto? Ai figli è una cosa tremenda, lasciare i soldi ai figli. Ma che ne sai come li spendono i figli poi? Magari li spendono... Come vogliono, ma è un regalo. Hanno dei mariti e delle mogli. E quindi tu devi anche praticamente finanziare i vizietti dei mariti e delle mogli, che è assurdo, sì, che poi sì, sono degli estranei, no? Per sostanzialmente noi. Sì. Allora, io dico una cosa, a proposito di soldi, il tuo amato Fabio Fazio, Vittorio, ha preso, non so quanti soldi, ma credo tantissimi, forse 1 milione, forse 2 milioni di euro, non lo sappiamo, dalla TIM per uno spot e si è cancellato dall'ordine dei giornalisti. Ha fatto benissimo, perché è un ordine inutile, sì, un ordine che non serve a niente, anzi, e non è solo un ente inutile, ma anche dannoso, come noi sappiamo. Sì, vabbè, quindi cioè, Fazio ha fatto bene. Il problema è che la sua collega, la D'Urso, sì, quella che conduce i programmi su Canale 5, Domenica Live, anche domani, domenica andrò dalla signora D'Urso. Sì. Ecco, bravo. E lei viene vessata continuamente dal presidente dell'ordine dei giornalisti, sì, che è un certo Jacopino. Jacopino, sì, Jacopino. È popolarissimo, ma insomma, se si chiama Jacopino, non è colpa nostra. No, beh, questo no? Zio Jacopino. E questo ce l'ha a morte con la D'Urso, perché
essendosi cancellata sì. dall'ordine dei giornalisti, continua a fare delle interviste in televisione. Allora noi ci aspettiamo. Si incazza. Sì. Adesso vogliamo vedere se si incazza anche con Fazio, che pur essendosi cancellato dall'ordine, continuerà a fare il suo programma, che non mi ricordo come si chiama. Che tempo che fa? Che tempo che fa? Dove fa soltanto delle interviste. Quindi se Jacopino se l'è presa con la D'Urso, ci aspettiamo che altrettanto egli faccia come. Esatto, non che non ci auguriamo che Fazio non faccia interviste, per carità. Ci auguriamo che aboliscano questa norma idiota per cui se uno fa pubblicità non può fare il giornalista. Tra l'altro Feltri credo che abbia fatto delle pubblicità in passato di alcuni ma le ha donati tutti, però, che mi risulta. Boggi, io mi ricordo una pubblicità straordinaria. Tutti, perché altrimenti Lerner mi avrebbero buttato fuori dall'ordine. Capisci quanto? Ma li hanno regalati questi signori. Cioè hai dovuto regalare dei soldi, una cosa che per te è una cosa pazzesca. In beneficenza li hai dati. Un dolore, mi ha provocato un dolore, un'afflizione che tu non puoi neanche immaginare. Ho dovuto guadagnare dei denari e regalarli in beneficenza per evitare di essere buttato fuori dall'ordine, da qualcosa mi avrebbe impedito di svolgere la mia professione, che nel mio piccolo mi ha reso abbastanza. Allora, io però un'altra cosa che volevo sapere da Vittorio era questo: c'è l'ultimo capitolo oggi della vicenda Sarri-Mancini. Allora, la cosa, io prima mi sono incazzato come una bestia, perché io dico, una volta che Mancini pone una questione di principio, che è quella, giusto o sbagliata che sia, dei ragazzi che addirittura si suiciderebbero per alcune frasi pronunciate, non allena in Inghilterra, in nessun paese, questo uno che dice Froce e Finocchio, insomma, se poni una questione diventi paladino del mondo arcobaleno e dei gay e delle battaglie cosiddette progressiste, allora poi non è che accetti le scuse come ha fatto oggi, perché notizia di oggi è che Mancini alle Iene e in un comunicato con l'Inter ha chiesto ha accettato le scuse di Sarri, ma allora siamo nel ridicolo di che abbiamo... doveva accettarle subito, perché adesso in fondo non è che sia successo il fine mondo, no? Per questa cosa ci si insulta anche con un linguaggio da osteria, da bettola, e dopodiché non è il caso di farla tanto lunga. Certo è che tu poni un problema giusto. Nel senso, ma scusa, se tu ci hai fatto due coglioni così per due giorni, dicendo quello è un problema di principio e di diritto, poi accetti le scuse. Ma devi andare fino in fondo allora, no? Sei coglione. Certo. O le accettava subito, cosa che io avrei fatto, perché a me del Frocio non mi interessa niente. Se ti danno del Frocio e del Finocchio, che fai tu? Ecco, però io vorrei dire una cosa: che se un signore dà un altro signore del Finocchio, cade praticamente la Repubblica, no? Sì. Polemiche infinite, incredibili, articoli sui giornali. Ma se uno dà a me del puttaniere perché mi piace la gnocca, allora nessuno muove un ciglio. Cioè tu dici, ormai c'è una Repubblica fatta, la Repubblica è basata sul politicamente corretto gay? Sì, sul politicamente corretto gay, che intendiamoci, io sono convinto che i gay meritino tutto il rispetto del mondo e tutti i diritti di cui godiamo anche noi. Matrimonio, adozione. Però è possibile che si possa scherzare su tutti, persino sui carabinieri, che sono oggetto di 800.000 barzellette, ma sui gay non puoi neanche fare un sorriso, altrimenti sei omofobo. In quel caso non era un sorriso, non era un sorriso. Però insomma, adesso cerchiamo di darci una calmata. Sì, no, ma io dico semplicemente che la follia è quella che fai una battaglia di principio sui giornali, intervista a Repubblica. No, in cui hai ragione, e poi alla fine cali le braghe in due giorni. Dai, no, su. Ma lì hai ragione. Molto. Che probabilmente si è reso conto della. Sì, la società, le cose, ha detto. Sì, senti, un'ultima cosa. Io divento pazzo per l'espressione Family Day, cioè io vado al manicomio con le associazioni che fanno il Family Day. Ma che cosa significa? Che cosa significa Family Day? Cioè, guarda, questa cosa è veramente fastidiosa anche dal punto di vista. Quello è l'antifrocio day. Quello è l'antifrocio day. E basta. Ma poi che te frega se uno è frocio, se uno non è frocio? Io non riesco a capire. Poi il Family Day, la famiglia, è la cosa peggiore che l'uomo abbia inventato. Ecco, questo è interessante. Sì, perché è la cosa peggiore? Perché tutti i guai avvengono in famiglia. Cioè, non so se ricordi la famosa canzoncina volgare, però, che rende l'idea, sarà capitato anche a voi di avere un casino in famiglia, padre che scopa la figlia, il nonno Finocchio che incula il marmocchio. Ma ecco, questa orribile canzoncina, però
dice la verità, perché ho mai sentita la pedofilia si svolge in famiglia, non è che spesso accade nelle famiglie, sì. Nelle famiglie succede tutto, sono dei grovigli di vipere le famiglie, cioè le famiglie sono il centro di qualsiasi nefandezza, diciamo, nefandezza. Hai detto, questo è il titolo, dunque, altro che Family Day, anti-Family Day bisognerebbe fare. L'elogio dell'anarchia, l'elogio della solitudine, l'elogio della vita da sin, diciamo quasi da. Ma scusa, adesso tu lo so se sei stato sposato o no, ma mi sembra evidente che dormire con una moglie sia una cosa sconcia. In che senso? Scusa, Vittorio, una rottura di balle in pazzesca. Tu è vero. Arrivi a casa, poi è stata pace e vuoi dormire da solo. No, c'è l'abitudine nelle famiglie, sì. Secondo la quale l'uomo, il marito e la moglie dormono insieme. Ma è una cosa orrenda. Sì, magari vuoi farti il seghettino in salone da solo. Ma io non capisco perché. Ma sì, ma guarda, a me purtroppo, devo dire la verità, succedeva questo, perché era una situazione. Adesso non posso raccontarlo perché sennò succede un casino, non lo posso raccontare. Cioè, non lo posso raccontare. L'hai detto ormai. No, ma mi succedeva che ogni tanto andavo in bagno e mi facevo una sega, ragazzi. Ma che ambiente? Ma un bel ambiente. È l'ambiente di Miami. Ragazzi, ma che devo? Ma è un ambiente degradato. No, ma un uomo libero non si può stare la sega. Appunto, come puoi impedire? Cioè, vuol dire, ma perché uno dovresti essere talmente libero in un rapporto di coppia che ti puoi permettere anche questo? Invece, purtroppo, le convenzioni non te lo consentono. Non ti consentono di dire, guarda, io voglio stare in salone, spaparanzato lì e passare tutta la notte così, col braccio cadente, il bicchiere di whisky. Questa discussione. Invece che abolire l'omofobia, aboliamo la famiglia. Sì, aboliamo la famiglia. Scusate se interrompo la descrizione della masturbazione cruciale. Non volete che parliamo di Cooperlo? Forse è più interessante. No? Quello che Cooperlo oggi alla direzione del PD, no, non vi interessa come argomento. Scusa, Lorenzo, l'ha chiamata masturbazione, che è un termine orribile, perché deriva dal latino. Manu stuprare. Sì. Oddio, io non ho mai visto nessuno che si stupra con una. Quindi questo termine va abolito. Anche tu che sei diciamo così, tifoso del politicamente corretto, fai una battaglia per abolire il termine Manu stuprare. Manu stuprare è una roba orrenda. Ma che stuprare? Uno si dà un piacere, che stuprare? No, stupro è una violenza. Assolutamente no. Come si può chiamare? Come si può chiamare? Prenderò in causa questa grande battaglia. La sega, che è più civile, e anche la crusca credo che accetti. Potrebbe accettare. Però siamo sulla radio del Sole 24 Ore. Vogliamo dare una notizia dei mercati? No, assolutamente. Per carità. Vittorio, ti ringrazio. Buonasera. Saluti. Mi raccomando. Ciao. Buonanotte. Voglio più zanzare e meno pubblicità.